Al centro Mike di Via Don Bosco una doppia festa per la celebrazione dell'Immacolata Concezione. A quella, per una delle più importanti solennità della Chiesa, si è giunta infatti con la partecipazione del Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, la festa per la cresima di 4 giovani, Serena, volontaria alla Mike, e 3 ragazzi assistiti, Vidal, Marcos e Carola. È stata un'esperienza bellissima dopo la comunione che abbiamo avuto il piacere di avere qui insieme a tutti gli altri ragazzi in questo centro. C'è stata quest'altra bellissima esperienza della cresima. Sono cose bellissime, oltre la fede, tutto questo calore umano è una cosa che a noi fa tanto piacere e ci dà tanta forza in più. Quindi un grazie a tutti, grazie ai ragazzi che hanno fatto le bellissime bomboniere, grazie a tutti, è stata una bella giornata di fede e di gioia. Un sacramento che è un punto d'arrivo, ma è anche il culmine di un cammino che è stato fatto qui al centro e che continuerà anche dopo. Assolutamente sì, pur con le nostre difficoltà, però è un incontro che ci arricchisce tanto, per cui non se ne può fare a meno, oltre alla presenza ovviamente dal punto di vista religioso, ecco, proprio ripeto, anche tutto il calore con il quale siamo state accolte, siamo circondati, ci aiuta tanto. È da un po' di tempo che io ci penso appunto di fare la cresima. E dopo averlo detto anche a Don Diego sono riuscita a realizzare questo sogno, questo mio grande sogno, e farlo al Mike per me è stata una gioia immensa, perché ho potuto condividerlo con le persone con cui appunto vengo sempre a messa, con la Beatrice, con Fabio, con tutti i miei ragazzi appunto che seguo durante tutto l'anno e con cui vado anche al mare durante l'estate. Cioè, il primo uomo.